Potremmo passare a un sistema in cui le tasse, anziché servire per i servizi come oggi, potrebbero servire solo per regolare la quantità di moneta circolante? Ecco, questa è la domanda. Allora, partiamo immediatamente, grazie per la domanda, perché poi siamo al nodo. Tutti ci dicono che appunto le tasse servono per pagare servizi, e noi tra l'altro abbiamo un sistema monetario tale, vigente a livello europeo, ma in larga parte a livello globale, che è intrinsecamente debito, cioè automaticamente quando viene messa moneta, quando ci serve moneta circolante, andiamo indebitando, ci pagando addirittura un tasso di interesse che non potrà mai essere corrisposto per il semplice fatto che non è mai stato creato dalle banche. Detto questo, se noi avessimo come paese, come unione, se disponessimo materialmente della nostra sovranità monetaria, ovvero di una moneta di proprietà del popolo emessa da una banca interamente pubblica, cioè fondamentalmente lo Stato per proprio tramite una banca centrale che emette il denaro circolante, a quel punto lì le tasse sarebbero uno strumento tecnico di controllo della liquidità, ovvero per evitare impennate inflazionistiche io utilizzo lo strumento delle tasse per regolare la quantità di denaro circolante. Sarei io stesso Stato che, lavorando verso una piena occupazione, immetto moneta per occupazione e per erogare quei servizi, educazione, sanità, infrastrutture, trasporti necessari alla vita del paese, quindi necessari ai miei stessi cittadini. Chiaramente io questo lo sento anche nel libro, come per chi osa oltre, se continuiamo a ragionare con i parocchi di un sistema per punti, di avanzare all'interno, di un sistema truffa di emissione della moneta a debito da parte delle banche che hanno facoltà addirittura di creare denaro dal nulla e che ci indebitano attraverso questo strumento, si schiavizzano, direi. Esatto, è evidente che la tassa diventa uno strumento di tortura, uno strumento letale nelle mani di uno Stato. Con un giudizio che sottoscrivo in pieno, cioè una profonda ingiustizia, ma è anche una profonda ingiustizia l'intero castello relativo alla tassazione. Basti pensare a ciò che il popolo delle partite IVA, le piccole aziende, quelle familiari, le piccole attività, le imprese, sono costrette a rispettare i famosi studi di settore, che altro non sono se non una trappola letale per i piccoli che, specie in tempo di crisi, non riescono a raggiungere la soglia minima, quindi non sono congrui e o si allineano pagando addirittura per introiti che non hanno mai chiaramente ricevuto, o viceversa è un giochino meraviglioso per quei denari che si involano verso i paradisi. Cioè, se anche io guadagno molto di più rispetto a quello che viene considerato il tetto del mio cluster, cioè del mio campione, basta, io semplicemente dichiaro quella quota, che problema c'è? Il resto evado tranquillamente. Quindi capite che a partire da questo, oppure peggio ancora, prima facevo l'esempio della tazzina di caffè, ma in Italia si sono inventati, oltre agli studi di settore, il redditometro, lo spesometro, il caffèmetro, il tovagliometro, il bottigliometro e il barometro, che contrariamente a quello che può ispirare il nome non ha nulla a che vedere con la pressione atmosferica, ma ha a che vedere con le casse da morto, perché praticamente è il tipo di tassazione sulla base della vendita presunta delle casse da morto. Siamo a questo livello. Poi parliamo del tipo, oltre al discorso IMS, parliamo del tipo di interesse che viene imputato alle persone, alle famiglie e alle aziende che magari hanno bisogno di accedere ad un mutuo, ammesso mai che riescano a farlo. Apro e chiudo la parentesi, spesso bisogna ricorrere al mutuo da parte delle aziende per dover pagare le tasse, e siamo veramente al delirio più totale di uno Stato che agisce in maniera criminale verso i propri cittadini. E quindi si parlava di ingiustizia. È l'intero castello a rappresentare una drammatica ingiustizia. E allora, a mio avviso, sarebbe il caso di ritornare al famoso detto americano: no taxation without representation, cioè nessuno tipo di tassazione se non c'è rappresentanza parlamentare. E dal momento in cui continuano ostinatamente a prendere in giro gli italiani e ad allontanarli da una partecipazione effettiva, beh, a questo punto gli italiani farebbero bene a rifiutarsi di pagare delle tasse per uno Stato che versa queste tasse per condurre guerre, per andare a spogliare quei paesi da cui poi arrivano i disperati qui, perché siamo noi
noi con i governi che abbiamo avuto ad essere complici della disperazione che abbiamo esportato. Quindi le nostre tasse vanno in guerre, vanno nel pagamento degli interessi sul debito, vanno nell'acquisto di armamenti, perché non c'è un centesimo per gli imprenditori e per le famiglie italiane, ma ci sono miliardi per gli Eurofighters, per gli F-35 e per gli armamenti. E quindi una sana rivolta fiscale, non dimentichiamoci quello che ha rappresentato Gandhi. E se qualcuno dice non è possibile, ma in idea di che cosa hanno? Tutto ciò che volete è oltre la paura. Brava, 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 brava. Grazie Monia. Allora...